Buonasera a tutti e benvenuti a questa ulteriore puntata di Lavoro in Forma. Oggi avremo come ospiti Massimiliano Anziutti, che è il referente dell'azienda Biantech. Buonasera Massimiliano. E poi abbiamo in studio Miriam Maretto, la dottoressa Maretto, che è un'operatrice al mercato del lavoro, e sempre in collegamento il professor Pannizzolo dell'Università di Padova. E Davide Pistore, che è un giovane laureato in informatica, che ci darà la sua testimonianza in merito all'attività di tirocinio lavorativa. Allora, partiamo con Massimiliano. Noi Massimiliano comunque ci diamo del tu, stiamo usando questa formula abbastanza diretta. Intanto Biantech è corretto, perché io avrei detto Biantech, invece so che l'acronimo del cognome di chi l'ha fondata con un taglio friulano, corretto? Esattamente, allora diamoci tranquillamente del tu, che facciamo sicuramente prima e agevoliamo la comunicazione. È corretto, Beantech deriva dai nomi dei due soci fondatori, Benedetti e Anziutti. Ci siamo conosciuti sui banchi di scuola qui a Udine, abbiamo continuato l'università assieme e nel 2000 abbiamo fondato questa società. Bene, Massimiliano, allora, dacci un po' un quadro di questa tipologia di società, cosa fate, per cosa siete riconosciuti e poi, insomma, ti faccio delle altre domande. Prego. Allora, come dicevo, la società è stata fondata nel 2001, adesso abbiamo raggiunto circa le 190 persone come staff. L'età media è 34 anni, abbiamo due sedi, una qui a Udine e una a Mestre, e ci poniamo come solution provider per le aziende medio-grandi e le affianchiamo nel loro percorso di digitalizzazione. La nostra caratteristica principale è quella di coprire end-to-end tutte le esigenze informatiche IT dell'azienda, a partire dalla raccolta dei dati, per passare alla gestione e alla realizzazione di infrastrutture IT. Abbiamo una divisione che si occupa di, ovviamente, di sviluppo software, di analisi dati. Abbiamo un'area che noi chiamiamo Big Data e Analytics che si occupa in particolare della parte di analisi e progettazione di soluzioni di analisi dati. Abbiamo una divisione che si occupa in particolare di machine learning e soluzioni di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi. E siccome siamo nati in Friuli, che è una regione che ha una caratteristica particolare, ha una vocazione di aziende manifatturiere, aiutiamo anche le aziende manifatturiere nella digitalizzazione dei processi produttivi. Bene, Massimiliano, avrai visto altre puntate, noi in questa trasmissione puntiamo anche a capire come i giovani o meno giovani possano inserirsi nel mercato del lavoro. Ti faccio quindi una domanda, quali sono da parte vostra i profili maggiormente ricercati e che semmai non riuscite, a trovare in giro? Allora, come ho anticipato prima, noi siamo un'azienda tecnologica e multidisciplinare. Siccome appunto, come dicevo, curiamo la digitalizzazione delle aziende end-to-end, noi cerchiamo profili differenti, sempre in ambito tecnologico. Adesso posso fare alcuni esempi. Certo. Per la nostra area di Big Data Analytics, cerchiamo dei data analyst che si occupano tipicamente della realizzazione di soluzioni di business analytics per il monitoraggio delle performance aziendali. Solution architect, sempre in ambito big data o data engineer, che si occupano della raccolta dei dati e della loro rielaborazione, sempre per realizzare delle dashboard e delle analisi dati per il management. Per le nostre aree che si occupano di sviluppi, cerchiamo sviluppatori junior o senior con tecnologie, adesso non andrei troppo nel dettaglio, però sviluppatori Java, per esempio, sviluppatori front-end che realizzano le applicazioni che poi gli utenti andranno ad utilizzare. E poi per le aree che si occupano della parte di gestione del processo industriale, cerchiamo delle figure che riescano a gestire i progetti in ambito industrial IoT,
e che gestiscono progetti di integrazione anche con automazione industriale. Questi sono i profili prettamente tecnici, ovviamente poi ci sono profili anche che sono a corredo della nostra attività, come delle figure che vengono inserite come pre-sale, quindi figure che hanno alcune competenze tecniche, conoscono le nostre soluzioni e le veicolano verso i clienti. Ed infine figure che possano essere inserite nella nostra area di integratore di sistemi per gestire le infrastrutture IT e la sicurezza delle aziende che noi gestiamo come clienti. Riuscite a trovarli, Massimiliano? Cioè l'università Questo li forma o quantomeno voi riuscite a formarli internamente qualora non riusciste a trovarli già pronti e preparati? sì, allora, grazie della domanda. Allora, noi facciamo molta difficoltà a trovare queste figure. Ci muoviamo in diverse direzioni per agevolare il processo di recruiting. In particolare, noi collaboriamo con degli istituti tecnici sul territorio, facendo anche delle docenze e presentando l'azienda e i ruoli che noi ricerchiamo. Collaboriamo con le università per ospitare in azienda stagisti o ragazzi che possono completare il percorso di studi con una tesi presso le nostre sedi. Inoltre abbiamo un'academy interna che opera formando le persone sulle tecnologie che noi adottiamo. Noi siamo partner con i maggiori vendor mondiali, faccio alcuni nomi, per esempio Dell, Microsoft, Nvidia per la parte machine learning o VDI. Quando una persona viene a lavorare da noi ha un percorso di formazione su queste tecnologie molto serrato, che però ci permette di formarlo e di erogare dei servizi altamente qualificati e tecnologici. Trovare queste figure per noi oggi è particolarmente complicato ed è per questo che vengo volentieri a parlarne, perché io vorrei sensibilizzare anche i ragazzi che magari non sanno quali sono i ruoli che vengono ricercati dalle aziende. Possono magari scegliere, anche in base alle loro ovviamente capacità o passioni, un percorso che permetta poi magari l'integrazione nella nostra realtà. Massimiliano, prima di farti l'ulteriore domanda su come riuscite a trattenerli piuttosto che farveli, tra virgolette, rubare, un po' già formati da altre aziende, mando un po' il filmato della vostra realtà che è molto interessante anche a vedersi, così capiamo anche più nel dettaglio cosa veramente fate, verso cosa vi state volgendo. Prego, dico alla regia. Osserva, questo è solo un punto in uno spazio vuoto, oppure un luogo dove partire, per scoprire che questa dimensione è formata da altri punti, soltanto da attivare. Un flusso di particelle che interagiscono, generando nuove forme, più articolate, più avanzate, sempre più simili a un'immagine, a un'idea. Un sistema complesso di informazioni, una rete creativa di intelligenze che dialogano, reinterpretandosi, evolvendo al mutare delle loro interazioni, come un organismo che prende vita. Eppure, riesci ancora a vederli? Quei piccoli punti sono ancora lì, in profondità, come dati elaborati dalla memoria. Il loro livello di connessione crea nuove realtà. Questa è la potenza della nostra immaginazione, della creatività, dell'intelligenza. Creare nuovi scenari, unire talenti, tecnologie e valori, reinterpretando le immagini del presente per costruire il futuro. Da un singolo dato possiamo generare nuovi principi di intelligenza. Grazie a un singolo individuo possiamo creare una nuova società. Noi siamo un punto nello spazio, un luogo dove partire per crescere.
creare una nuova realtà. BeanTech. Bello, molto bello. Massimiliano, mi sono appuntato da un singolo dato nuovi principi di intelligenza. Bellissimo. Allora, il filmato è molto evocativo, Coinvolgente anche. esatto. Diciamo che parla poco di tecnologia, ma diciamo che quello che il messaggio che volevamo fare passare è che noi non abbiamo macchinari, la nostra vera forza sono le persone e i talenti che crescono qui in azienda. Ed è per questo che noi cerchiamo di valorizzarli per fare in modo che non ci abbandonino, appunto, e che creino valore sul territorio. Ok, quindi tornando alla domanda di prima, talenti selezionati, talenti formati, politiche di mantenimento, cosa fate per non farli andare via? Allora, noi curiamo molto gli aspetti di welfare per le nostre persone. Siamo stati per il secondo anno consecutivo premiati dal Welfare Index PMI, che è un riconoscimento che viene assegnato alle piccole e medie aziende che si distinguono appunto per il modo con cui adottano il welfare in azienda. Noi come soluzione di welfare abbiamo abbracciato da subito il lavoro a distanza, ovviamente costretti dal Covid, ma lo manterremo anche una volta che è finita l'emergenza. Abbiamo delle soluzioni che permettono alle persone di, per esempio, ordinare il pranzo e vederselo consegnato sulla scrivania. Abbiamo appunto corsi interni, non solo tecnologici, ma anche per esempio di difesa personale, ad esempio. Oppure curiamo la parte salute e servizi di assistenza, organizzando delle visite, per esempio, senologiche alle nostre in collaborazione con la LILT. E collaboriamo inoltre con diverse associazioni in ambito sportivo e culturale. Massimiliano, fantastica realtà. Intanto ti ringrazio di aver partecipato e adesso, prima di collegarci col professor Panizzolo, faccio una domanda a Miriam. Cioè, abbiamo visto questa realtà così particolare, così interessante. Volevo chiederti, dal tuo osservatorio come orientatrice del mercato del lavoro, quali sono gli strumenti a disposizione di un giovane proprio per inserirsi o reinserirsi a livello lavorativo? Sì, diciamo che un po' collegandoci anche a quello che ha detto Massimiliano, lo strumento primo mi viene da dire è proprio il tirocinio extracurricolare, quindi la possibilità di un giovane di inserirsi in una realtà lavorativa a tutti gli effetti, ma continuando a formarsi on the job. Il tirocinio extracurricolare rappresenta un vantaggio appunto sia per il candidato, per il giovane, che quindi può sperimentare le proprie competenze e conoscenze acquisite durante il percorso formativo e in un contesto che possiamo definire protetto. E dall'altro canto anche l'azienda ha un vantaggio in questo perché si può dire che può quasi testare il giovane, quindi anche formarlo secondo la vision e la mission della propria azienda. L'altro strumento è invece proprio la formazione, quindi un programma molto importante è il programma Garanzia Giovani, finanziato da fondi europei, il quale permette ai giovani di poter essere inseriti in un percorso. Giovani, cosa intendi, Miriam, Sì, come età? giovani sono under 30, proprio considerati fino al compimento insomma, dei 30 anni, quindi fino ai 29 anni. E in particolare sono giovani chiamati NET, l'acronimo che sta per giovani che non sono inseriti in un percorso di formazione, quindi non studiano e non lavorano, quindi sono Ti interrompo disoccupati. un attimo, Miriam, mi piacerebbe ritornare su questo argomento di programmi europei a sostegno dei giovani. Io darei la parola alla pubblicità, lo spazio alla pubblicità, e poi rientriamo e proseguiamo con l'intervista a Roberto Panizzolo dell'Università che si collega a distanza. Bene, ben rientrati in studio. Quindi Miriam, stavi parlandomi di questo programma Garanzia Giovani. Spiega un attimo meglio di cosa riguarda.
Sì, il programma Garanzia Giovani, appunto, come dicevo, è destinato a persone, a ragazzi che hanno meno di 30 anni e in particolare definiti con l'acronimo NET. E quindi diciamo che si trovano in una situazione comunque di fragilità perché hanno terminato gli studi e si trovano in uno stato di disoccupazione e cercano di inserirsi nel mondo del lavoro. L'opportunità di Garanzia Giovani, innanzitutto è quella della formazione, quindi proprio la possibilità per il giovane di inserirsi in un percorso formativo professionalizzante, quindi un po' anche questa la specificità, cioè la formazione su una specifica figura professionale, e una formazione molto pratica dove i docenti sono persone, sono professionisti che lavorano nel mondo del lavoro, quindi calati in un contesto effettivo e portano quindi contenuti aggiornati e calati nel contesto. Garanzia Giovani però ha un'altra specificità, cioè il fatto di predisporre quello che è il sostegno all'avvio di impresa, quindi favorire l'avvio di impresa per i giovani, quindi l'avvio di start-up. E in questo c'è proprio un accompagnamento, una consulenza fornita da professionisti che aiutano a sviluppare l'idea imprenditoriale del giovane e affiancarlo nella stesura del business plan, che è proprio l'idea imprenditoriale con il piano di marketing piuttosto che la prospettiva anche finanziaria, economica dell'impresa stessa. Ed è un valore aggiunto quindi che si dà anche al giovane stesso, quindi un riconoscimento alla sua voglia di mettersi in gioco e di lavorare in modo autonomo. Va bene, poi ti chiederò, dopo aver sentito Roberto Panizzolo, le difficoltà che si riscontrano nell'inserimento lavorativo. Allora, Roberto, intanto grazie di aver partecipato. Ci diamo del tu, vero? Certamente, buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, il professor Roberto Panizzolo dell'Università di Padova, Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, corretto? Esattamente, è Allora, uno dei quattro grandi dimmi Roberto. dipartimenti della Scuola di Ingegneria di Padova. Ok, domanda, cosa sta facendo quindi l'università per adeguare le competenze degli allievi a quello che le aziende, sempre più in evoluzione, abbiamo sentito prima la BioNTech, stanno cercando? Ma allora, io adesso vi parlo diciamo della mia prospettiva, quindi io Sì, sono dal tuo punto di docente vista, ovviamente, in certo. una scuola scientifica che è ingegneria, che insomma è una delle principali scuole sicuramente in Italia. Allora, dal nostro punto di vista, noi stiamo, come dire, ma da sempre, insomma, adeguando quelli che sono i classici percorsi formativi delle lauree, diciamo, sia di primo livello che di secondo livello. Sono nate delle nuove lauree, dei nuovi corsi di laurea in lingua inglese. Faccio una piccola premessa: Ingegneria Padova si divide, diciamo, in tre grandi anime. Una prima anima, prima non perché era più importante, insomma, ma è l'area dell'ingegneria industriale, che racchiude tutti quei corsi legati, diciamo così, all'ingegneria meccanica, gestionale, chimica, industriale e così via. Poi c'è una seconda anima, che invece è l'anima dell'ingegneria informatica elettronica, e poi c'è la terza anima, che è l'ingegneria ambientale, civile. In queste tre diverse anime sono nate dei nuovi corsi di laurea in lingua inglese. Ci sono dei corsi di laurea che sono, diciamo, rivolti ad esempio su tutte le tematiche ambientali, no? La salvaguardia del territorio, il rischio biologico. C'è tutto il grande mondo della, come dire, dell'economia circolare. Partirà insieme alla scuola di scienze un corso di laurea appunto specifico su tutto il tema, diciamo, della gestione, no? Di tutte le tematiche legate, insomma, a un discorso di economia circolare. E oggi è molto importante, insomma, quindi, ad esempio, banalmente, il recupero a fine vita dei materiali, dei prodotti finiti, insomma. C'è tutto il tema, ad Roberto, esempio, dell'area. ti interrompo un attimo. I giovani, i ragazzi che si iscrivono da voi apprezzano un po' queste proposte, queste impostazioni? Perché l'altra volta in una puntata precedente abbiamo evidenziato come da dati nazionali
ci fosse quasi un abbandono scolastico universitario. Io e te ne abbiamo parlato in altra sede, tu mi dicevi che invece per il vostro dipartimento addirittura avete un incremento. Puoi spiegarci meglio perché? Diciamo che in generale tutta Padova e ingegneria in particolare sono assolutamente in controtendenza. Cioè, noi non vediamo questo calo delle immatricolazioni e questi abbandoni. Adesso vado un po' a memoria, ma insomma i numeri sono quelli. Noi quest'anno, come tutta l'università, abbiamo sfondato il muro dei 23.000 iscritti, 23.500 qualcosa, insomma. E siamo a un incremento grosso modo tra il 5 e il 7%, a seconda adesso dei corsi di laurea triennali o magistrali. Se poi noi andiamo a prendere ingegneria, la cosa è identica, cioè noi abbiamo avuto praticamente dal 2017, 2018, 2017 un continuo aumento. Abbiamo superato i 3.500 iscritti, abbiamo avuto un leggerissimo calo l'anno scorso. Ovviamente eravamo nel pieno della pandemia e tutti i problemi, insomma, io parlo di anno accademico, quindi 19-20, 20-21 e adesso 21-22, e quest'anno abbiamo ripreso tutto quel leggerissimo calo e siamo sopra i 3.000, siamo quasi a 3.600 iscritti, quindi non c'è questa. Ecco. Quindi se guardiamo, come dire, i dati delle immatricolazioni, di sicuro, come dire, l'offerta di UnipD viene premiata, diciamo così, dal mercato. Poi noi abbiamo, come dire, tutta una serie di strumenti di valutazione, diciamo, quello che si chiama la customer satisfaction, no? E quindi ogni corso è valutato dagli studenti e sulla base di un questionario. C'è una pagellina che va da, adesso non so qual è il livello minimo, se è 3 o 4, siamo Quindi a fine 10. come se il vostro studente fosse un cliente, cioè proprio la soddisfazione del cliente per cui lo Nella trattate metodologia, come giustamente deve essere, sì. insomma. Ti dico di più, c'è la volontà, come dire, i risultati di questa valutazione sono poi esaminati e ovviamente per, come dire, migliorare la logica, appunto, il miglioramento continuo, migliorare i corsi per i quali la valutazione è bassa, ma c'è anche, come dire, un'ipotesi, come dire, di legare una parte del nostro stipendio a questi risultati. Insomma, se non fai bene il tuo lavoro, come dire, non è che lo stipendio ti viene abbassato, ma magari non ti danno gli scatti stipendiali, no, previsti nel settore Beh, pubblico, questo quindi dovrebbe succedere lungimirante. dovunque, non so Roberto se in altre università ci sia questo tipo di approccio, però insomma, complimenti. No, diciamo che in tutta l'università, credo, insomma, ma sono quasi sicuro, c'è questo meccanismo di valutazione, diciamo, della qualità dello studio, insomma, delle lezioni. Quello che non c'è in altre università poi è la parte che sta a valle, nel senso che io posso raccogliere questi dati, ma poi se non faccio nulla, capisci che sono un po' fine a se stessi. Noi cerchiamo invece di usarli in maniera proattiva, insomma, no? Addirittura, come ti dicevo, limitando gli scatti stipendiali ai docenti che non performano bene, diciamo. Ecco. Va bene, No, volevo senti, dire un'altra cosa, se dimmi Roberto, posso. finisci. Siamo in chiusura, comunque Sì. finisci. Velocissimo, oltre ai corsi, quelli diciamo classici, insomma, i percorsi istituzionali, vi ricordo che UnipD ha tutta un'offerta post laurea, che sono i corsi master, i corsi di perfezionamento, sono dei corsi di alta formazione, sono dei corsi per l'apprendimento permanente, no? Che registrano comunque un elevato numero di iscritti. Quindi, come dire, credo che l'Università di Padova riesca a dare un'offerta coerente con le Beh, questo richieste del secondo me mercato e meriterebbe innovativa. un Roberto, meriterebbe un approfondimento a parte, quindi non è detto che non possiamo fare anche una puntata su tutte le specializzazioni post laurea, non solo di ingegneria, ma in generale. Ti ringrazio tanto Roberto, è stato un piacere averti qui in studio e ci rivediamo in merito alle specializzazioni. Io adesso lascio lo spazio alla regia per un'indagine ANPAL legata alle assunzioni delle aziende in seguito a tirocini.
Tirocini, cosa aspettarsi dopo l'esperienza in azienda? Tra le diverse possibilità offerte a diplomati e laureati per affacciarsi al mercato del lavoro, il tirocinio extracurriculare rappresenta indubbiamente un'interessante opzione. Recentemente l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ha pubblicato uno studio sui tirocini attivati nell'ambito del programma Garanzia Giovani dal 2012 al 2016, anno in cui si è assistito ad un'impennata di tirocini extracurriculari. Dopo gli oltre 5 mesi che in media un giovane trascorre in azienda, il numero di tirocini che si trasformano in assunzione nel 2016 è triplicato rispetto al dato del 2012. A distanza di 1-3-6 mesi dalla conclusione del tirocinio, rispettivamente il 22,8%, il 33% e il 39,1% dei tirocinanti ha ottenuto un contratto di lavoro. Il tipo di contratto più applicato è l'apprendistato, usato nel 37,5% dei casi. Seguono il tempo determinato 32,8%, il tempo indeterminato 26,1% e poi collaborazioni a progetto ed altri contratti. La probabilità di consolidare il proprio percorso di inserimento lavorativo attraverso un'assunzione cresce per laureati o per altri livelli di istruzione terziaria e diplomati e trova opportunità concrete soprattutto nelle aziende che hanno già ospitato il tirocinante, evento che si verifica nel 65% dei casi. Bene, ben rientrati in studio. Molto interessante questa analisi, questo video. Abbiamo in collegamento Davide Pistore, che è un giovane laureato in informatica. Benvenuto Davide. Buonasera. Dovevi essere qua in studio oggi, però so che hai avuto un po' di problemi di mobilità. Cos'è questo? Un sì. Classico di chi si avvicina a fare dei tirocini in azienda? È un classico problema dei pendolari, diciamo. Va bene Davide, parlaci un po' del tuo percorso e delle difficoltà che hai avuto oppure no nell'avvicinarti al mondo del lavoro. Certo, allora io sono diplomato in un istituto tecnico e laureato appunto all'Università di Trento in informatica. Quando pochi mesi prima del conseguimento del titolo ho avuto qualche dubbio su cosa fare come percorso professionale e quindi ho deciso in seguito alla laurea di fare un anno di servizio civile in una biblioteca in modo da schiarirmi un attimo le idee. Successivamente, appena ho finito il servizio civile, è arrivata la pandemia e quindi in pieno lockdown fortunatamente mi è arrivata una richiesta per disponibilità di un posto come assistente tecnico informatico presso un istituto comprensivo. Infatti il ministero all'epoca aveva bandito un'assunzione straordinaria di 1000 assistenti tecnici informatici sul territorio nazionale e ne ho approfittato perché il mercato del lavoro in quel momento era abbastanza fermo. Successivamente, l'estate scorsa, visto che la situazione si stava un po' riprendendo, ho deciso di rimettermi in gioco e ho iniziato a rispolverare le cose dell'università e ho visto che tra i profili più ricercati come programmatore, diciamo, c'era il programmatore back-end in PHP. Parlavamo prima anche, non so se seguito, con l'azienda Beantech, che effettivamente lo sviluppatore in vari ambiti è uno dei ruoli maggiormente ricercati. Ecco, questo diciamo, è anche per la mia esperienza personale, ho riscontrato questa cosa. E quindi mi sono candidato a alcune posizioni, però ho trovato diciamo, la difficoltà principale è stata quella che molti dei profili ricercati erano senior e quelli junior richiedevano almeno un anno di esperienza. Quindi diciamo che i colloqui non sono stati molto proficui e nel frattempo io mi mantenevo comunque lavorando il fine settimana in un museo in modo da insomma, avere delle entrate più o meno regolari nel mentre che studiavo. Quindi ti direi che la principale difficoltà che io personalmente ho riscontrato è stata questa richiesta di esperienza da parte delle aziende, ecco. Ho capito, quindi alla fine Davide poi come hai fatto? Ci sei riuscito? Come ti sei mosso? Che ulteriori strategie hai adottato? Successivamente, dopo alcuni colloqui che non erano andati molto bene, per puro caso, chiacchierando con un'amica, ho saputo che esistevano dei corsi per giovani disoccupati
promossi da Garanzia Giovani. Ah, un po' allora, quelli di cui parlava prima la dottoressa Maretto. Interessante. Esatto. Spiegaci un po'. Allora, io mi sono andato sul sito, insomma, mi sono informato come potevo, ho fatto qualche chiamata e ho trovato che c'era un corso, tra l'altro, di sviluppatore back-end. E allora ho detto, beh, male non fa sicuramente. Il vantaggio di questo corso, poi, che oltre a darmi certe nozioni, certe competenze, aveva previsto un tirocinio. E quindi ho detto, vuoi vedere che magari riesco a rompere quel muro della richiesta d'esperienza e inserirmi nel mercato del lavoro attraverso questo tirocinio? Comunque mi darà un tot di mesi di esperienza e poi io sono probabilmente più spendibile, ho pensato. Quindi mi sono iscritto a questo corso, promosso da, cioè organizzato da un ente chiamato Duforma. Ho finito il corso e attualmente sto appunto svolgendo il tirocinio presso un libero professionista del Padovano. Quindi questo è stato un po' il mio percorso. E come sta andando, Davide? Il tirocinio sta andando molto bene e dal mio punto di vista, se non ci fosse stato questo strumento, diciamo, avrei avuto più difficoltà appunto a inserirmi. E un'altra difficoltà poi che ho riscontrato è stata relativa al fatto, di cui però non ero a conoscenza, già non me ne ero reso conto mentre cercavo lavoro, me ne sono reso conto durante il corso, ed era il riuscire a far capire all'interlocutore che tu sei spendibile, che puoi investire su di te. Quindi non solo avere le competenze per fare quel lavoro, ma farlo capire anche al tuo interlocutore, che a dirsi è una cosa molto banale. Però per una persona che si approccia per la prima volta al mondo del lavoro, non è per niente banale da mettere in pratica. E quindi anche durante il corso ci hanno insegnato appunto alcune tecniche come riuscire a far capire alla persona che hai davanti che cosa sai fare, che sei spendibile, che può essere una risorsa utile per lui. E questo mi tornerà molto utile in futuro ed era una cosa che mi mancava anche dai miei percorsi comunque di scuola superiore e universitario. Magari ci saranno dei corsi che insegnano questa cosa specificamente, però nei percorsi diciamo classici, quindi istruzione superiore e universitaria, era una cosa che mi mancava. Quindi non solo quelle competenze che nelle altre puntate abbiamo definito hard, molto tecniche, ma anche competenze soft, cioè come sapersi presentare, come sapersi proporre, come sapersi anche valorizzare, vendere meglio. Esatto, proprio quello. Bene, quindi ti è servito, ti sta servendo, sei in tirocinio e speriamo, ti auguriamo che le cose vadano avanti per il meglio. Bene, allora ringraziamo Davide per la sua partecipazione e ritorniamo in studio con la dottoressa Maretto. Miriam, allora tu hai parlato quindi del Garanzia Giovani, abbiamo capito anche da Davide essere uno strumento molto interessante sia per la formazione che per il tirocinio, ma le reali difficoltà, ammesso che ce ne siano, per inserire questi giovani in tirocinio, beh, tu sei comunque già una professionista anche molto giovane di tuo, quindi avrai anche tu fatto un percorso, ma adesso da operatrice, da psicologa, pedagogista, sì. Bene, rispetto alla tua attività, come ti muovi, che difficoltà trovi nel fare questo tipo di attività? Sì, diciamo che Davide ha fornito un po' già un primo spunto, quindi la richiesta da parte delle aziende di competenze con un profilo senior, quindi di competenze comunque tecniche e di alto livello, chieste ad un giovane che può essere neodiplomato piuttosto che neolaureato, ma chiaramente proprio per la loro situazione si trovano magari a non avere esperienze di lavoro, piuttosto che le esperienze che hanno avuto non sono rilevanti per quel profilo professionale. E quindi c'è un'aspettativa, una richiesta un po' inadeguata, possiamo chiamarla così, e quindi magari la percezione di non trovare profili adatti, quando invece si può semplicemente sì, si può investire nella formazione, quindi anche attraverso lo strumento del tirocinio. Invece per quanto riguarda i ragazzi troviamo
sì, un po' le difficoltà logistiche, quindi sempre in riferimento a un giovane che deve ancora prendere la patente, piuttosto che un ragazzo che non ha la possibilità di acquistare un'auto o devi condividere quella dei genitori, quindi adeguandosi comunque a degli orari di altre persone che non possono magari coincidere con i suoi. Quindi riuscire a coniugare le esigenze dell'azienda, ciò che l'azienda vuole, con quello che il giovane vorrebbe avere o non riesce a dare o non ha le possibilità economiche per andarci a volte. Esattamente, e quindi la ricerca di lavoro per il giovane chiaramente è limitata e noi riscontriamo difficoltà in questa mancanza, diciamo, di flessibilità. E un altro aspetto è invece una fragilità relazionale piuttosto che personale che a volte alcuni giovani manifestano. E qui entra proprio in gioco la difficoltà quasi di metterci la faccia, quindi una paura di entrare effettivamente nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, anche se c'è un forte desiderio comunque da parte loro di farlo. E come operatrice del mercato del lavoro, l'attività di accompagnamento e di orientamento è anche volta proprio a questo, quindi a fornire un supporto e una mediazione tra il giovane e l'azienda per favorire un proficuo inserimento, cosa che ben venga avviene. Infatti molti ragazzi, insomma, che ho seguito sono riusciti a inserirsi dopo il tirocinio attraverso un contratto di apprendistato piuttosto che di lavoro a tempo determinato e anche indeterminato. E c'è stata molta soddisfazione da parte chiaramente sia del giovane che dell'azienda perché si sono comunque sentiti supportati in questo percorso e grazie all'attività di tutoraggio propria dello strumento del tirocinio. Quindi questi programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, sia per under 30, immagino ce ne siano anche per over 30, danno dei risultati occupazionali abbastanza interessanti dal tuo punto di vista. Sì, quando il giovane anche manifesta una serie comunque di attitudini, quindi anche chiamiamola flessibilità, ma anche le competenze trasversali, le soft skills di cui citava Davide, chiaramente sono un valore aggiunto e fanno la differenza accanto chiaramente alle competenze hard, quindi quelle più tecniche. Va bene, Miriam, grazie intanto di aver partecipato qui in studio. Adesso io do lo spazio alla regia, così chiudiamo questa puntata, per una rubrica che ci accompagnerà anche nelle prossime puntate, molto breve, si chiama Come fare se. Quindi sono dei brevi consigli video in pillole, che danno delle indicazioni anche per presentarsi meglio, per mettersi meglio nel mondo del lavoro. In questa puntata parleremo, se non ho esperienze lavorative, come faccio a valorizzarle dal mio curriculum. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata, mercoledì. Normalmente, quando i ragazzi escono fuori da un percorso formativo di studi, legato per esempio al diploma o alla laurea, spesso non hanno la possibilità di, valorizzare il proprio CV dal punto di vista di esperienza professionale. Per far questo, normalmente in orientamento cerchiamo di, far anticipare nel curriculum la sezione istruzione e formazione che va in prima pagina al posto dell'esperienza lavorativa. Questo permette a livello percettivo a chi legge il curriculum di andare a, evidenziare soprattutto il titolo di studio. Un'altra indicazione che diamo in fase di orientamento è quella di indicare già in prima pagina, sotto la sezione dei dati anagrafici, la disponibilità ad un eventuale tirocinio. Questo permette anche di far comprendere che nel momento in cui noi ci andiamo a proporre a un'azienda per un determinato ruolo lavorativo, siamo disponibili e consapevoli di non avere esperienze lavorative. Infine, per quanto riguarda tutte le esperienze non formali, possiamo evidenziare nel curriculum eventuali esperienze di volontariato o associazionismo culturale, sportivo, in cui abbiamo avuto ad esempio un ruolo attivo ed evidenziare tutte le attività che abbiamo svolto, per esempio l'organizzazione di eventi, l'organizzazione di attività, la parte legata alla gestione di gruppi.